Marco Müller e il presidente Paolo Baratta danno il via ufficiale alla 68esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Presentata in mattinata alla giuria, sbarcata alla Darsena insieme agli altri protagonisti di questa prima giornata festivaliera. Presenti Christopher Walken, protagonista del film in concorso Carnage di Polanski, Paul Giamatti, presente nell'ultimo lavoro di regia di George Clooney, ed Ezio Greggio, reduce dalla presentazione ieri del suo film Box Office 3D. Ezio, guarda la maglietta! Ezio! Il vero Clooney sono io! Nel pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa del film I Diti di Marzo di Clooney, accolto con un lungo e caloroso applauso. Affollatissima conferenza stampa nella quale ha partecipato l'intero cast del film, che vanta la presenza di nomi del calibro di Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti e della bellissima Eva Rachel Wood. A sorpresa, sulla terrazza dell'Excelsior ha fatto il suo ingresso tra fan e curiosi Valentino. Cinematografo TV lo ha intervistato. Incontriamo qui sulla terrazza dell'Excelsior un grande maestro della moda nel mondo, Valentino Garavani. L'ultimo nostro incontro con The Last Emperor, il documentario su di lei, qua a Venezia per la prima giornata di apertura. Ci dà un suo contributo. Sono più che altro sono venuto per sono molto, molto amico di Madonna e sono venuto per la prima del suo film. Benissimo, ha già avuto modo di vedere in esclusiva qualche pezzo del film? Sì. Sarà un film molto bello, bene, molto bene. Bello. Grazie, grazie. Lasciamo il suo lavoro.